siciliani. Adesso allora, oggi, siccome lui è l'ambasciatore dello stoccafisso, oggi ci fai lo stoccafisso. Oggi sì, facciamo. Però prima di questo volevamo dire che oggi è il compleanno di Ivano Richebono. Ok, Ivano compie 28, può dire, perché giovani, sì. 28, diciamo, togliamo un qua, 48 anni. No, allora, 49. 49? Sì, hai detto 72. 72, 49. 49. Porto bene, no? Mi porto benissimo, molto meglio di una volta. Vabbè, grazie. Ecco, nel senso che... abbiamo una cosa per Ivanino, no, per fargli gli auguri, dai, una cosetta, guardati. Sono io. Guarda dritto. Sono io, sì. No. Sono io. Qualche cioè, anno fa. Vabbè, ma scusa, ma sei più bello adesso, è eh? È vero. Sono migliorato. Eh? Ma lì eri alle medie. No, lì eravamo alla prova eravamo del fuoco. Con Anto. Ma ormai aveva sua figlia. Sei più affascinante adesso. Ma già bene che non ha fatto niente, non dico niente, perché se no già prima mi sono rovinato da solo. Esatto, vabbè. Allora. Insomma, comunque questo è meglio, insomma, vedete che tante volte come il vino si migliora. Ecco, no, va bene, dai, solo va per bene, ci sta. Va bene, meglio. Insalata di stoccafisso alla Ligure. Esatto, oggi facciamo insalata di stoccafisso alla Ligure. Allora, noi intanto abbiamo una grandissima tradizione sullo stoccafisso. E dall'anno scorso, purtroppo, o fortunatamente... purtroppo, perché non sono ancora riuscito ad andare in Norvegia, ma presto andrò, un altro anno sicuramente. Io voglio andare alle isole Lofoten. E io andrò giusto lì. Andrò giusto lì. Anto, cara. Era mia. Il viaggio di Beppe Bigazzi che avrei voluto sempre fare con lui, e quindi prima o poi ci andrò. Allora, noi a Genova lo facciamo in alcuni modi. Questo qua è un modo per farlo un pochettino più soft, diciamo, no? Cioè, una ricetta perfetta per Evelina. Sì, si mette a bollire. Esatto. Allora, intanto abbiamo già fatto una prima bollitura per levare la lisca, ok? Poi la facciamo un'altra bollitura, ma mettiamo dentro lo stoccafisso, aggiungiamo anche qualche pezzo. Lo stoccafisso con il baccalà. Allora, il baccalà è sotto sale, invece lo stoccafisso è essiccato. È essiccato. Esatto. Questo, no, perché questo sembra un po' morbido più che essiccato. No, no, beh, è morbido perché comunque poi gli viene fatto fare un processo in acqua per renderlo più morbido, altrimenti non potresti assolutamente utilizzarlo. Tre giorni quasi. Tre giorni. Gli si dà una prima bollitura per levare la lisca e per levare la pelle. La pelle qua non gli è stata ancora tolta, la leviamo dopo. Ok. Allora, nel frattempo... Quindi lo mettiamo a bollire semplicemente in acqua. Lo mettiamo a bollire semplicemente in acqua. Allora, nel frattempo qua mettiamo un po' di olio extravergine di oliva, così, e facciamo sciogliere qualche acciuga salata, che l'abbiamo chiaramente già dissalata. Poi, invece, in un'altra pentola mettiamo aceto bianco e vino bianco, così, anche la stessa quantità, mezzo litro, un litro, un litro, voilà. Facciamo prendere bene il calore e prepariamo... un po' il condimento. Qui abbiamo delle cipolle rosse che le andiamo a tagliare così a spicchio. Ok? Mettiamo dentro anche qualche foglia di alloro, così. Voilà. Appena prende bene il bollore, mettiamo anche dentro le cipolle. Quindi cuociono leggermente, chiaramente, ma si aromatizzano anche con aceto e vino bianco. Nel frattempo, noi abbiamo fatto già, quindi prendiamo già una ciotola per fare questa insalata. Allora, qui abbiamo delle patate novelle. Allora, le patate novelle si possono mangiare tranquillamente anche con la buccia. A che è la buccia, chi è? Ma si vede, vedi l'età? No, qua no. In alcuni c'è un po' di più, vabbè, comunque. Si possono anche fare con la buccia. Ma infatti, guarda, l'unico problema che ho a 48-49 anni è che non ci vedo benissimo. Ti posso dire, ho iniziato anche alla tua età a non vedere più da vicino, no? Vabbè, da dire. Però è l'unica cosa. È l'unico problema. Poi resto su perfetto. Comunque non so, a Genova... Ma infatti uso gli occhiali, No, ma non è l'unico problema, Cioè, quello che vedi te. No, vabbè, è una delle pochissime cose che... Nella... Come sta il tuo cane? Benissimo. Comunque certe volte viene anche bene non vederle, certe cose. Sì, quello è vero, hai ragione. Il mascalzo è sempre una... Le patate le abbiamo fatte bollire, le tagliamo così, semplicemente. Sono talmente piccole che le tagliamo solo in quattro. Poi mettiamo già un po' di olive taggiasche. Okay. Beh, siamo in Liguria, mettiamole. È una ricetta assolutamente molto salutare, no? Sì, questa è una ricetta da imparare. Da scrivere, e, no, ma poi è gustosa perché le patate...
Sai che le grandi aziende, alcune aziende molto inquinanti fanno greenwashing, cioè cercano di rendersi un po' più ecologica agli occhi dei consumatori. Noi facciamo levelina washing. Esatto. Praticamente una cioè volta la puntata c'è un piatto che così le buttiamo che mi fa piacere. Esatto. Lo facciamo per lei, capito? Perché questa è una ricetta ricca di proteine che fa bene ai giovani, a chi fa sport, a chi deve tenere a bada il colesterolo, a chi vuole stare un po' a dieta, quindi... tutte le impariamola. Tutte queste cose insieme. Sì, esatto. Tanto con questa cosa qua non vorrei mai fare la fila di Farro di ieri. Dicono che durante la giornata lui andasse in giro a cantare o trilli, trilli, trilli. Sì, perché pensava di essere ricco e buono. Sì, infatti, Anto, tolto il grembiule, era diventato, messo il grembiule è diventato ricco Anto, e buono. Te lo giuro, l'ho sentito io. Io pensavo una canzone sarda, no? Niente. No, cantava no, trilli, trilli, si è travestito da Ricchio Bono, ma trattato come mi tratta Ricchio Bono, come una schiava. Perché poi la gente a casa pensa che io sia un arrogante, no? Che poi fondamentalmente non lo sono, arrogante. Ivano, era anche più alto ieri. Michele. Però con la Anto da dire, la tratto così amorevolmente, no? È vero. Ok. Sì, lo so, è vero. Perfetto, allora. Solo con me però, No, solo con lei. No, è vero, sì. E poi, perché? Con chi dovrei trattare? No, quando sei stato a contatto con altre conduttrici. Ma non ce l'ha qua. Elisa la trattava benissimo, guarda che io guarda, lo so. Ti dico una cosa. No, ti fa stare bene. Sì, sai sì, cosa sì, ti sì, dico? Sì. Che gli ho mandato un messaggio, perché ho visto che si era avuto fatta un po' male di problemi. Sì, l'ho salutata anch'io ieri. Un messaggio, e così, per dire, non mi ha manco risposto. No, così almeno capisci. Ma non ti ha risposto perché non ci vedeva da un occhio. Adesso ti risponde. Ecco, scusami. Vediamo, proviamo oggi a rimandare un messaggio. Comunque vedi che come è vero che in ogni caso quando chi disprezza compra. Ma no, vabbè, gli ho mandato un messaggio perché ho visto che poverina ha avuto un po' di problemi. Come no? Ha fatto una cosa e si è rotta in pe. Poi è andata a fare l'isola all'occhio. Cioè, non andare più da dire Elisa, che cosa? Ti fa morire. Allora. Invece è stata bravissima. No, è stata brava. Devo dire che è stata brava. Quindi è in forma dire, sbagliante. È in forma sbagliante, gli ho detto anche io. Vabbè, basta, se no poi... No, dopo se no pensa... Sì, dopo tua moglie è gelosa, sì, lo no, sai, va. Che dopo di me non è gelosa perché ormai sono una vecchia stronca. Assolutamente. Ma di lei giustamente è gelosa. Cos'è che sei? Una vecchia stronca. Voglio dire, sei più grande di lui, è giusto. Allora, Anto, il bello di questa insalata che si può anche condire così. Mettiamo ancora un po' di olio extravergine di oliva, mettiamo un po' di origano. Yes. Così. Voilà. Poi mettiamo un po' d'aglio, perché tanto un po' d'aglio assolutamente ci vuole. Ma come va? Ma possiamo non mettere l'aglio? No, facciamo in direttamente una ricetta, così. Voilà. E poi alla fine abbiamo messo le cipolle rosse qua, Nugenitra. No. Questo, guarda. Ah, grazie, Anto. Allora, prendiamo le cipolle rosse, leviamo le foglie di alloro. Questa cosa, le cipolle così sbollentate nell'acidulata e nell'insalata sono buone. Guarda, assolutamente sì. Guarda un po', mantengono anche il colore, ok? Io le prendo direttamente, le possiamo anche farle freddare. Sì. No, okay. No, oggi mi tratta benissimo. Ma no, ma guarda che io ti ho sempre trattato bene, no, Anto, non puoi dire perché diversamente. Anche Farro ha fatto lo stesso lavoro con le cipolle ieri, tra l'altro. Quindi mi vedo questo fil rouge. Secondo che me... mi sta collegando... Voilà, sta collegando la Liguria alla Sardegna, non so, vabbè, d'altronde. Un po' di prezzemolino. Sai che loro Carloforte lì è Ligure, sì. No? Certo. Quindi sì, sì. Io ho pumata lì che... Ivano è bravissimo, e Farro è cattivissimo adesso. È vero. Adesso lo mandiamo un po' di nuovo a Genova. Carloforte poi è veramente bella, Allora, facciamo così. Com'è stata, ma so. Io mi permetto di vedere... Com'è? Ecco. No, bisogna mettere un po' di sale. Assaggiate sempre a casa, ma nel modo più assoluto. Sì, soprattutto lo stoccafisso, il baccalà che dir si voglia, perché magari è più salato o meno salato. Se è molto salato è meglio non mettere, perché ogni tanto è salato. Sì, perché chiaramente baccalà il baccalà è più salato. Questo stocco, quindi stocco è meno salato. Guarda un po' che meraviglia. Quindi vai anche te all'isola e lo foto a fare la pesca del... Guarda, non vedo l'ora. È già saltata per 2 anni. Tu sei mai stato là? No, ma ci voglio andare. Sai che arriva proprio da lì, no? Io chiamo il freddo. Sì, mi piace. Speriamo che l'anno prossimo sia veramente la volta buona. Potremmo fare una gita di sempre a mezzogiorno tutti alle isole Lofoten. Auguri! Happy birthday! Insalata di stoccafisso estiva, meravigliosa, di Ivano Ricchio Bono. Ecco qua, fermati che stiamo vedendo il piatto, non lo muovere, perfetto.
perfetto, mettiamoci su anche due acciughine perché l'acciuga impreziosisce.